cari amici. Fantastica giornata, fantastico castello. Wow, per questo fantastico video. Lietissimo. Carissimi amici, 23 anni di divulgazione. Gennaro Gelmini, perché certo sono riuscito talmente tanto. Noteremo, facendo un salto nel passato, nel recente passato, ricordate il 2012, molti divulgarono fino a quell'anno. Divulgarono che cosa? Il cambiamento, il nuovo mondo. Nuovo mondo, l'era dell'acquario, ricordiamo? 2012. Orbene, guarda caso, perché quel limitare di tempo? Alcuni si sono fermati dopo. Perché chiaramente, per alcuni assolutamente vero, avevano dei contatti con delle entità, creature extraterrestri. E gli extraterrestri, dopo il 2012, hanno iniziato a prepararsi concretamente per tornare sul pianeta Terra. Ecco perché qualcheduno tra noi tutti della popolazione si limitò a divulgare fino al 2012 e poco oltre. Perché i contatti con delle creature extraterrestri sminuirono in relazione al loro prepararsi a tornare sul pianeta Terra. A breve, a breve. Il sottoscritto Gennaro Gelmini ha continuato, sono 23 anni, ho fatto bene, perché se conosceste il futuro che si approssima, ho fatto veramente bene. Or dunque, ma come ha fatto a continuare? Così sicuro, così certo? Perché appunto mi sono messo con delle creature intraterrene sotto il pianeta Terra. Bello che ieri mi hanno per esempio dato un messaggio, segnava questo messaggio 22:45, ma erano le 21:45, quindi lo davano da sottoterra col tempo nostro, la tempistica della Terra, il tempo nostro, mentre invece le creature extraterrestri hanno un altro tempo, ogni pianeta ha il suo tempo, col tempo nostro, ma guarda, di sfasava l'orario di un'ora, perché loro sono all'interno della Terra in alcuni punti, allora all'interno della Terra evidentemente più a est di noi in Italia. E quindi 23 anni di divulgazione anche grazie al contatto prima con gli extraterrestri, poi con gli intraterrestri, intraterreni. La gioia, la felicità, devo dire, un grande amore anche nei regni sotterranei, perché c'è vita all'interno della Terra, come all'interno di altri pianeti. A volte cercano la vita all'esterno dei pianeti, la vita all'interno dei pianeti. E noi, razza umana, perché siamo stati sviluppati? Proprio per fare in modo che non ci fosse una sovrappopolazione all'interno dei pianeti. Perché pensate, nelle cavità interne dei pianeti, sempre più popolazione, sempre più creature, e dopo non c'era spazio vitale. Occorreva sviluppare delle creature che riuscissero a vivere all'esterno dei pianeti e che fossero creature intelligenti. Ecco che siamo venuti noi, prima di noi anche i giganti. Ebbene, quindi si inizia così questo nuovo video su Nibiru, in cui è evidente, è un dato di fatto, quindi non è una cosa del tempo che verrà,
ma è una cosa che è un dato di fatto, che abbiamo avuto, luglio trascorso, siccità, abbiamo avuto in questo agosto 2022 alluvioni, e passare tra luglio 2022 siccità, agosto 2022 alluvioni, poi è evidente nel decorrere degli eventi, ovvio, un settembre 2022 sismico, terremoti, eruzioni vulcaniche, vulcani che eruttano, terremoti. Un dato di fatto sul muoversi degli eventi. Stiamo avendo in questo periodo una diminuzione proprio della gravità terrestre, della polarità terrestre, del magnetismo terrestre. Adesso per fortuna passeremo da questa fase di 2 anni in cui abbiamo avuto tante bronchiti, all'improvviso finisce la fase. Perché? Perché in pratica, vedete, c'è un ritmo degli eventi. Notare la spagnola di 100 anni fa, il ritmo degli eventi. Adesso 2 anni con un certo ritmo degli eventi, non staremo a entrare in quel tema perché è un tema pieno di spigolature, per intenderci. E ecco la nuova fase che si approssima a settembre 2022. Oggi siamo al 23 agosto 2022. Gennaro Gelmini dal castello di San Giuseppe, Golasecca, provincia di Varese. Era la zona praticamente di confine dei feudi, il confine di antiche, quando eravamo nel Medioevo. Adesso è 2022, ma per tante situazioni siamo nel Medioevo, perché ancora molta verità. Dove va a finire la verità? È così. Parlando delle varie cose, guardate, la vita è questo. Possiamo guardare al futuro e dire, mi raccomando, sappiamoci gestire. Perché è facile vedere al presente e gestire le cose per il tempo presente. Poi le cose cambiano e bisogna gestirla al futuro. Speriamo certe situazioni economiche magari si appianano, si sistemano in relazione di nuovo a un legame che è venuto a mancare, invece una riappacificazione che ci può essere. E superando questo momento, questo impasse del periodo, importante quindi focalizzare sul tema Nibiru. Il grande influsso gravitazionale del pianeta Nibiru, ormai nel sistema solare, provoca questi scombussolamenti. Tra Giove e Marte, perielio e perigeo, e chiaramente implica una trasformazione sul pianeta Terra. Ecco perché il campo gravitazionale sta venendo meno, stanno avvenendo delle trasformazioni. E andate a studiare queste cose perché le hanno dette, magari non le dicono così, ma sta succedendo, e si sa. Chi sta studiando la cosa sta vedendo, e io ho 23 anni. Ma l'ho fatto con amore perché ho avuto grande amore per queste creature. Queste creature mi hanno dato tutto l'amore che uno può avere per poter continuare, tutto il supporto veramente per poter continuare fino al giorno d'oggi. Adesso
altrimenti non avrei avuto questa forza, questa energia per poter divulgare. Ecco perché è importante l'amore, a volte mi soffermo sull'amore, perché chi ti ama ti guarda. Io tante volte mi sono sentito protetto da queste creature. E noi qua in provincia di Varese abbiamo due linee che poi finiscono, due linee praticamente energetiche, che poi finiscono a incontrarsi a Lugano, alla Castagnola di Lugano, e mano a mano si avvicinano. Queste linee energetiche sono molto importanti per quando anche si fa divulgazione. Ogni tanto tornare in questi luoghi di queste linee energetiche, e poi comunque ci abito qua, fa sempre bene. E qua siamo a Gola Secca, al castello. Meno male che mi sono portato due bottiglie d'acqua, no? E la civiltà di Gola Secca è praticamente, Gola Secca è dove nasce la civiltà nel nord Italia, dagli antichi, dall'uomo della pietra, pensate che luogo, così si chiamava. E qua c'è questo castello, poi io ci scherzo sulle bottiglie d'acqua, vabbè. Però tutto il resto è serio, eh. È bello ogni tanto ridere un po'. Però questo video è assolutamente serio perché il tema è serio. Ritorniamo al discorso Nibiru. Castello di San Giuseppe a Gola Secca, provincia di Varese, in questa bella giornata di agosto, il 23 agosto 2022, Gennaro Gelmini, e a quanto sembra in questo castello e nella sua tenuta agricola, tutto attorno, sono stati fatti film con attori famosi, anche se la proprietà del castello non si è mai espressa a riguardo. Ma riguardo ciò si sa che anche attori italiani hanno fatto film interessanti, belli, in questo luogo, a questo castello. E orbene, ma certo, bisogna crederci in quello che si fa. Bisogna essere consapevoli di ciò che si fa. E nei miei tanti viaggi, dovendo per esempio tornare a Roma, dove ho dato la mia consueta lettera sul pianeta Nibiru, e ci voleva, dal 4 di agosto 2022, siamo partiti il 3 agosto, eravamo a Roma il 4 agosto 2022, 5 agosto 2022 e 6 agosto 2022. Gennaro Gelmini, Mauri, Fabrizio, c'erano gli amici. E orbene, quando si parte con una lettera, chiaramente c'è un po' la tensione a dire andrà bene. E ho ricevuto il messaggio e c'è una trama in tutto questo messaggio. Noi siamo la vita e la morte, di che ti preoccupi? Però detto con tanto amore, perché c'è una spiegazione. Allora, loro tutto possono, loro tutto aiutano, loro ti aiutano con un grande amore. Quindi sono tutto. La vita e la morte. Allora, per esempio, pensando alla vita, noi pensiamo alle cose della vita fino a che la vita cesserà. E dobbiamo fare in modo di far valutare questa vita, di muoverci, no? A fare tutto ciò nei nostri 100 anni, diciamo, che ci sono consentiti. Mentre invece se pensiamo alla morte, ecco, pensare alla vita perché c'è il termine e quindi il termine ci fa pensare alla vita, ci fa muovere per la vita. E il grande amore. Loro quindi passano tutto. Grande amore, benissimo, doveva andarci bene e ci è andata bene. E quindi Nibiru, gli eventi, abbiamo visto
luglio 2022 una siccità enorme, agosto 2022 alluvioni, settembre 2022 io ho detto dato di fatto, ma perché una cosa che studiandoci un po' ci si può arrivare, settembre 2022 terremoti, eruzioni vulcaniche. E questi sono gli eventi che ci avvicinano, sta diminuendo il campo gravitazionale terrestre, ci avvicinano a quelli che sono gli eventi nuovi, l'evento Nibiru, al perielio, perigeo tra Marte e Giove, perché Nibiru passerà in quel punto tra Marte e Giove, nella cosiddetta fascia interna degli asteroidi. E qua al 23 agosto 2022 dal castello di San Giuseppe continuiamo questo video. Creature che a breve torneranno sul pianeta Terra, dallo spazio, da Nibiru, all'interno del pianeta Nibiru abitano gli Anunnaki o Anunnaki, si può dire in tutte e due maniere, verranno sulla Terra e con i dischi volanti, e all'interno del pianeta Terra diverse popolazioni, sono 10 regni sottoterra nelle cavità della Terra, e torneranno gli intraterreni del regno di Shambhala, la regina Shambhala. Questi regni, questi mondi sotterranei, questi luoghi sotterranei sono sempre governati da regine madri, quindi creature femminili, regine madri. Ma perché tornare? Certo, allora abbiamo detto per amore, certo, poi completeremo questa parola, così sembra astratta, invece ha un grande significato. Però anche, ricordiamo, noi siamo ciò che loro hanno sviluppato, cioè creare delle creature intelligenti che riuscissero a vivere all'esterno dei pianeti. Perfetto. Quindi una volta creata questa creatura intelligente, cioè noi umani, ecco che loro tornano e mano a mano si progredirà sempre più, ci sarà sempre di più la vita anche all'esterno di alcuni pianeti, per fare in modo tecnicamente di evitare la sovrappopolazione all'interno dei pianeti, nelle cavità interne dove vivono queste creature. La vita all'esterno dei pianeti è più rara, è più facile trovarla all'interno dei pianeti, come addirittura all'interno di alcuni satelliti di pianeti. E quindi questo ritorno, per motivi tecnici, per motivi proprio di vita, però ricordiamoci sempre il fattore amore, che non deve essere mai una parola buttata lì. Purtroppo abbiamo passato degli anni difficili e tante cose sembrano sminuite. Invece un grande amore, veramente, dicevo, la regina madre, insomma, per intenderci, un grande amore di proprio chi assolutamente ci vuol bene e dà tutto se stesso per noi, ma non tanto per ricavare che, ma per il grande amore che c'è. E naturalmente anche noi collaboriamo con la nostra vita, e la vita è tutto, perché la vita è la bellezza di vivere la vita. Siamo quasi a quel punto, siamo quasi al momento del contatto, queste grandi belle cose. E oggi a questo castello abbiamo una location particolare, cerco sempre di dare il meglio, nel senso, naturalmente, nelle cose belle e semplici. E vedrete bene il futuro che ci aspetta, un grande amore universale, un nuovo mondo,
ciò che sappiamo, chi lo sa, lo sente. Qui dal castello di San Giuseppe, al 23 agosto 2022, da Gennaro Gelmini. Facciamo una parentesi importante sull'informatica. Perché? Ma che c'entra? Perché noi ci colleghiamo tramite internet, l'informatica, i computer. E cosa ha trovato Gennaro Gelmini? Vi ricordate il fatto che quando avevo parlato in un altro video di Nibiru che si attaccavano, si legavano, creavano collegamenti? Fantastico. Dal 1° agosto la Comunità Europea ha vietato le chat che si attaccavano alle linee telefoniche. E vai, avete capito? Quindi non ha tanta importanza quante visualizzazioni Gennaro ha, ma ha l'importanza che le persone giuste ascoltano. Evidentemente, chi c'è di buono dall'altra parte ascolta. E cosa ha trovato Gennaro Gelmini? Come fanno a fare dark web senza essere intercettati dall'antimalware? Non diciamo l'altra parola perché sembra che parliamo di un altro tema. Quindi dall'antimalware, diciamo. Come fanno a non essere intercettati dal computer che vede che qualcosa non va? Addirittura, cosa ho trovato? Che ci sono praticamente i computer che sono con un predefinito, hanno un collegamento a stampante in predefinito. Voi andate sul computer, pannello di controllo, trovate una stampante in predefinito tra i collegamenti. Andate su blu, non dico tutto perché sono i collegamenti in prossimità. Alcune sono marchi registrati, sono collegamenti in prossimità. Andate su blu e vedete che c'è sempre in predefinito collegamento a stampante. Voi avete quella stampante? No. Avete quella stampante di quella marca? No. Cosa succede? Collegamento predefinito a quella stampante. Ora si collegano con l'iPad, di solito con un iPad, con telefonino, di solito un po' più grosso, si collegano come collegamento stampante e in prossimità si collegano. Io per questo sentivo, quando mi collegavo io, sentivo un muoversi vicino alla scrivania di tipo ciò che sembrava una sedia da gamer. Sapete quelle con le rotelle? La sedia da gamer. Vicino alla scrivania. Questi signori si collegano mentre ti colleghi dal collegamento stampante. Assolutamente per liberare dal dark web e per uscire dal medioevo di internet, che i nostri nipoti diranno: ma voi eravate nel medioevo? Per uscire dal medioevo bisogna prima di tutto togliere dai collegamenti in prossimità questo collegamento, anche se non l'avete attivato, entrano lo stesso, collegamento predefinito, c'è già nel computer. Come si permettono? Chi ce l'ha quella stampante? Non ce l'ho. Collegamento predefinito a quella stampante in blu, quella, collegamento in prossimità. Anche dal pannello di controllo togliere quella stampante. Perché si collegano in prossimità per fare dark web sul vostro computer. Poi non vi funziona più bene il computer. Per riuscirsi a collegare meglio loro, che vengono dal dark web, quindi non hanno i titoli per potersi collegare,
devono rallentare e bloccare l'utente che ha tutti i requisiti per essere collegato per fare loro. Quindi chi non può fare, non deve fare, fa invece, perché blocca chi invece ha i diritti per fare. E così addirittura quando si collegano creano degli aggiornamenti, caricano delle applicazioni per bloccare l'utente. Per esempio, dei vecchi sistemi, una vecchia scheda madre, una scheda di memoria, no? Una vecchia scheda di memoria e un vecchio formato AVI, come anche alcune foto, no? Che hanno magari non quelle cose di nuove, più evolute, più sviluppate, dei codici più sviluppati, dei programmi più sviluppati. Cosa succede? Addirittura scheda di memoria non particolarmente protetta e anche formato AVI non particolarmente protetto, a un bel momento lasciato il video sul computer finisce anche nei programmi temporary, nella cartella temporanea dei file all'interno del computer. Finendo nella casella temporanea, nella cartella temporanea, a un bel momento loro quel file con quel numero lì, con quel nome lì, lo bloccano tramite dei malware di applicazioni che loro caricano sul tuo computer come se fossero degli aggiornamenti, perché loro sono collegati, come abbiamo detto prima. Dovete togliere questo collegamento a stampante. Cosa succede quindi? Dopo le immagini si vedevano bloccate, non si riuscivano a elaborare, perché ti bloccano a te per fare loro, se no li rallenti. Tu utente che hai i diritti, vieni rallentato, vieni bloccato da chi non ha il diritto, perché si deve collegare nel dark web tramite il tuo collegamento. E questo può succedere. Lo streaming, che l'altra domenica scorsa è stato bloccato, lo streaming delle partite di calcio, e tanti si sono lamentati. Ma diciamole le cose come stanno, perché ormai tanti anni io ho capito che c'è sempre qualcuno che rema contro. Ecco perché poi arrivo e c'è veramente chi ci dà l'aiuto. Io confido in queste creature, in questi santi. Non credete? Ognuno deve credere in qualcosa e ciò l'aiuta, Dio l'aiuta, come devo dire? Creature, io le chiamo creature, ma loro ci aiutano. Allora, cosa succede? Non si vedeva lo streaming, c'era un errore nello streaming e non potevate vedere la partita di calcio. Ma questo perché? Per quale motivo? E dopo, perché c'erano delle situazioni nuove di informatica che si vedeva se il collegamento era il pagante o c'era anche sotto un collegamento dark web a qualcuno che non aveva pagato per il servizio di streaming. In tal caso venivano bloccati. Allora cosa è successo? Quando l'utente che ha pagato vedeva la partita, è stato bloccato perché c'è sul suo collegamento, non per colpa della ditta, sul suo collegamento c'era un altro collegamento dark web che si agganciava per vedere la partita senza pagare. E quello è già poco, perché a volte fanno i danni, prendono i dati,
fanno i cotteli crude. Non date i vostri dati a chi può utilizzarli per fini loschi, chi non dovete dare per forza dati. I dati si danno in comune, si danno all'autorità e punto. Allora, a un certo punto cosa succede? Che non si vedeva perché c'era questo collegamento dark web di chi non pagava. Ecco perché. Perché? Perché adesso ci sono delle cose nuove in informatica che vedono non solo se il collegamento sia quello giusto, predisposto, ha pagato, benissimo, lo colleghiamo, ma anche se sotto c'è un altro collegamento che non ha pagato, in tal caso viene bloccato tutto. Allora, poveretto, io comprendo anche l'utente che dice, ma come c'è il blocco? Allora, però, la colpa, ok, hanno detto, vabbè, dalla prossima domenica tutto a posto. Hanno tolto quei codici di blocco perché vedevano che la soluzione era peggio del danno, purtroppo. Però cosa succedeva? Allora, di chi è la colpa? Io dico questo, andate a vedere sul vostro supporto digitale, sul vostro telefonino, sul vostro telefono, sul vostro computer, sul vostro supporto. Cos'è che non quadra? Allora, adesso abbiamo detto del computer, di questo collegamento a stampante, che sia da togliere e non dovrebbero mai più metterlo nei computer. Perché questo non esiste collegamento predefinito a stampante di cosa? Quella è una cosa per fare collegamento dark web. Allora io vorrei sapere, certe case che fanno i computer evidentemente non lavorano per chi li compra, per chi lavorano, per qualche altro, così fanno doppia vendita. E non va bene questa cosa. Allora, praticamente sul vostro, diciamo, anche telefonino, cosa ci può essere? Questo l'hanno trovato tempo fa, non è che l'ho trovato subito io, ma me ne sono accorto poi anch'io. Un collegamento hardware, quindi un collegamento meccanico all'interno del telefonino ad altri telefonini. Quindi quello che vedete voi sul telefonino, visualizzate voi, a distanza di 15, 20, 20 secondi, lo vede qualcun altro. Perché c'era per esempio una ditta che comprava i telefonini nuovi, faceva questo collegamento dark web all'interno sull'hardware del telefonino e li rivendeva a poco prezzo come telefonini usati. Qual era l'arcano? Che c'era questo collegamento dark web, quindi loro andavano in perdita, a chi glielo faceva fare? Invece ci guadagnavano un sacco di soldi perché poi creavano dei collegamenti dark web all'interno del telefono. Pensate che al giorno d'oggi è diventato a breve, da poco, più difficile fare ciò. A me mi vanno 6 mesi fa, quando è che era, o meno, un po' di mesi fa, comprato un telefonino così nuovo e non funzionava. Perché? Perché evidentemente quei signori nei loro magazzini fanno questi lavoretti, cercavano di creare un collegamento dentro. Non ha più funzionato perché adesso mano a mano i telefonini anche evolvono un po' a essere più attenti a fare questi collegamenti. Il telefonino è talmente preciso che poi salta tutto. Allora si sarà rotto mentre credevano di creare questo collegamento. Me l'hanno venduto rotto. Sono dovuto tornare il giorno prima, perché non me ne sono potuto accorgere, perché te lo vendono con la batteria scarica, no? Allora poi carichi la batteria, vedi, non funziona. L'hanno riportato indietro e me ne hanno dato un altro finalmente funzionante. L'hanno portato indietro quello dicendo errore proprio di fabbricazione.
Non era un errore di fabbricazione, che signori voi, credevate di fare un collegamento, ma adesso perché al momento più difficile farlo? Perché questo collegamento è percorso dell'elettricità, anche questo collegamento che fate, e non andando in sincronia elettrica con tutto l'apparato, l'apparato si distrugge. E questo è stato fatto apposta per evitare che si faccia più questa cosa, questo collegamento dark web all'interno del telefonino. Ma vi dico, nel tempo passato, recentissimo, è stato fatto. E quindi dovreste stare attenti di non avere questi telefonini col collegamento dark web a vostra insaputa. Allora, se c'è stato un errore di collegamento, non dovete stare attenti alla ditta che faceva lo streaming, dovreste stare attenti veramente al vostro telefonino se non c'è qualcuno che si appoggia alla vostra linea. E quindi anche adesso questa ditta che fa questo streaming deve dare una lettera dicendo cosa è successo. È successo questo, molto semplice. Quindi, mano a mano la tecnologia avanza, loro nei collegamenti vedevano che c'era un collegamento dark web all'interno, quindi c'era il pagante, ma c'era anche il non pagante collegato e bloccavano anche quello. Adesso sono tornati indietro nella tecnologia, hanno fatto un passo indietro e si potrà vedere ancora lo streaming. Ma il problema allora non è la ditta che dava lo streaming. Siete voi che ricevete lo streaming, che avete qualche problema grosso. Guardate bene nei vostri collegamenti se non c'è qualcuno che si allaccia. E questo è importantissimo. E vale altro che una lettera. Una lettera di dichiarazione, cosa è successo, cosa è successo. È la tecnologia, cari amici. Badate alle mie parole. E così si continua. Qua dal bellissimo castello di San Giuseppe, altra cosa importante, potreste per esempio disattivare l'assistente alle notifiche per poter visualizzare le notifiche. Questo perché? Perché per esempio se vi arriva ogni 24 ore, loro creano un collegamento tramite delle telefonate che fanno sulla vostra linea internet, sul vostro modem, e ogni 24 ore vi arriva la notifica. Se non c'è l'assistente notifiche automatico, vi arriva la notifica errore account. Ma quale errore account? Di cosa? È perché in realtà sono entrati per fare collegamento in remoto dark web. Allora cosa fate? Se trovate questa notifica errore account, sono entrati. Allora, per togliere questo collegamento, togliere la notifica, riavviare il computer, spegnerlo, staccare tutto, riattaccare, riaccenderlo e poter viaggiare su internet senza questi poi malfunzionamenti dovuti a qualcun altro che è nella linea e non dovrebbe starci. Qui dal castello. Si sta bene, tanti chilometri per venire fino a qui senza automobile, però ne valeva la pena. Che spettacolo, cari amici! Oggi siamo qui al castello! Fantastico posto! Bello, bello, fantastico.
verso il blu, dipinte di blu.